tanti generi diversi. Lo ha sottolineato Stefania Sandrelli ed è un punto importante. Credo di sì, il ministro dei beni culturali, Dario Franceschini. E ora sentiamo Franceschini perché la sua legge è davvero adesso alla prova dei fatti. Grazie signor Presidente, grazie a tutti voi, complimenti ai premiati, a Stefania Sandrelli di cui siamo stati tutti e siamo tutti innamorati. E il Davide è veramente una grande occasione per il cinema italiano. Abbiamo visto la storia che ha e io ricordo sempre che il cinema italiano è quello che abbiamo visto, ha un grande passato, ma il cinema italiano è anche un grande presente e anche un grande futuro. La legislatura è finita e in pochi minuti vorrei rendere conto, come si deve fare alla fine di un mandato, di quello che è stato fatto dal Parlamento, molto spesso con maggioranze più larghe della sola maggioranza di governo sui temi della cultura e del cinema. E sappiamo quanto è stata merce rara nella passata legislatura avere condivisioni larghe in Parlamento. E di questo vorrei ringraziare tutti voi, tutte le associazioni con cui abbiamo collaborato, in particolare per scrivere insieme una legge sul cinema che era attesa da più di 50 anni. Con i tre decreti legislativi che abbiamo firmato all'inizio di dicembre abbiamo praticamente completato il percorso, sono 24 tra decreti attuativi e decreti legislativi i provvedimenti di cui veniva richiesta un'approvazione per dare concretezza alla nuova legge sul cinema e sono tutti arrivati a conclusione. Nella legge sul cinema ci sono alcune cose molto importanti, le risorse che sono aumentate circa del 60%, abbiamo introdotto nel nostro ordinamento un principio importato dal tanto sognato sistema francese che prevede che le somme a disposizione del Fondo Unico per il Cinema non siano fisse ma siano legate a quanto chi utilizza i contenuti versa lo Stato in termini di versamenti di imposte fiscali e quindi 400 milioni sono la cifra minima. Ma la cifra verrà adeguata anno per anno alle entrate fiscali all'11,5% e già quest'anno, già nel 2018, ci sarà una crescita rispetto ai 400 minimi milioni previsti dalla legge. Il potenziamento del tax credit per attirare produzioni internazionali, gli investimenti che abbiamo fatto su Cinecittà, tornata pubblica e con un grande programma di rilancio e di investimento, le norme difficili sugli obblighi di investimento e di programmazione per le televisioni rispetto al cinema e alle opere italiane, ma che aiuterà molto a crescere dal punto di vista economico e di qualità il nostro cinema. E poi il piano straordinario, 120 milioni di euro nella legge per riattivare cinema chiusi o aprire sale nuove, perché non può esserci un futuro del cinema senza i cinema. Abbiamo fatto iniziative promozionali insieme all'associazione, ricordo che nei 9 mercoledì, il secondo mercoledì del mese a 2 euro, sono entrati 8 milioni di persone nelle sale cinematografiche e in base a uno studio commissionato dalle associazioni il 30% di quegli 8 milioni ha dichiarato che era la prima volta che entrava in un cinema. E adesso stiamo proseguendo con una nuova iniziativa, Cinema Days, che si concentrerà soprattutto sull'obiettivo importante di allungare la stagionalità e portare come era un tempo e com'è in tutti i paesi del mondo, le persone nei cinema anche nei mesi estivi. Il quadro c'è, il quadro legislativo c'è, adesso sta veramente a voi utilizzarlo. Il cinema italiano ha una prospettiva enorme, perché siamo in un momento in cui nel mondo c'è una voglia straordinaria d'Italia. Anche per questo, in una delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, il CIPE di alcuni giorni fa, abbiamo aggiunto alle risorse che vi ho citato 90 milioni che sono una cifra importante, destinati alla promozione dell'immagine dell'Italia nel mondo attraverso produzioni cinematografiche e di spettacolo dal vivo. Perché un buon film che fa vedere l'Italia conta molto di più di 1000 campagne promozionali di spot a pagamento. Ci sono milioni di persone nel mondo che hanno voglia di vestire italiano, di mangiare italiano, di parlare italiano, di ascoltare musica italiana, di vedere l'arte italiana, di vedere il cinema italiano. Per questo è veramente fondamentale continuare a investire. Signor Presidente, questa legislatura è stata una legislatura in cui, e non è un merito mio, è un merito collettivo, la cultura ha ritrovato una centralità. Oltre alla legge sul cinema, le risorse per gli investimenti sulla tutela del nostro straordinario patrimonio culturale sono passate da 40 milioni a
4 miliardi e 200 milioni, a cui si aggiungono i 260 milioni che sono arrivati da finanziamenti privati grazie alle nuove norme sull'hard bonus. Sono aumentate le risorse anche per i settori più maltrattati, gli archivi, le biblioteche, la riforma delle soprintendenze, la riforma del sistema museale, le norme sulle librerie per consentire alle librerie di restare aperte per la lettura, la nuova legge sullo spettacolo dal vivo, per le industrie culturali e creative, uno spazio diverso sulla diplomazia culturale, perché l'Italia è riconosciuta in tutto il mondo come una superpotenza culturale. Questa è un'arma fondamentale anche per la nostra immagine nel mondo e per la nostra diplomazia. Abbiamo organizzato per la prima volta un G7 dedicato ai temi della cultura a Firenze. La proposta dei caschi blu della cultura, le iniziative legate a Expo. Per me sono stati 4 anni di un lavoro entusiasmante, appassionante, emozionante, anche perché servire il proprio paese in Italia, occupandosi di cultura, è davvero un privilegio e una fortuna che capita poche volte nella vita, servire per l'Italia e in Italia. Inizio una nuova legislatura. Io sono certo che tutto questo non verrà disperso, sono certo che prima di tutto voi, persone del mondo della cultura e del cinema, sarete voi a tutelare questa ritrovata centralità e a vigilare che non si torni mai più alla stagione dei tagli, alla stagione della marginalità. Buon lavoro a tutti. Ecco, abbiamo sentito il Ministro rivendicare una politica che però è stata riconosciuta in modo trasversale come una politica buona per la cultura italiana. A parte Obama che gli disse, mi ricordo davanti al Colosseo, il suo mestiere è migliore del mio, perché fare